ascoltatori di Radio Catanzaro 104 di Radio Caserta Nuova che ci ascoltate attraverso appunto l'emittente campana. È iniziata la partita in questo momento, il Catanzaro in completa tenuta rossa, la casertana in maglietta bianca e pantaloncini blu, attacca la squadra giallorossa sulla fascia di destra e Borrello che tocca lateralmente per Iacobelli, ancora Borrello che si va verso il fondo, cerca Varchi per effettuare il traversone, Borrello traversone contenuto da un giocatore della retroguardia casertana che adesso se ne va con una lunga sgroppata sulla sinistra, lancio in profondità verso il numero 10 Bonaldi che aggancia con una qualche difficoltà, cerca di proseguire la manovra, viene spostato forse irregolarmente da Benetti, l'arbitro lascia correre, non c'è calcio di punizione, c'è quindi il gioco che prosegue, Piccioni in avanti, il pallone verso Palanca, all'indietro verso Carmelo Bagnato, siamo nel cerchio di centrocampo, avanza il giocatore giallorosso, il pallone smistato sulla destra per Borrello che si impegna in mezzo ai due avversari, cerca adesso di trovare spazio, poi tocca lateralmente per il vicino Palanca, da questi a Iacobelli, lancio in profondità per Bagnato, traversone al volo di destro, di collo destro, pallone troppo lungo, palla che attraversa tutta l'area di rigore casertana e poi termina dalla parte opposta dove viene fermata da un giocatore campano, era il numero 2 Buccilli che adesso smista in profondità lungo la fascia laterale di destra, scivola Tavola e scivola Guida sull'attacco di De Rosa, la palla rimane comunque dopo un rimpallo ai giallorossi che con Piccioni la trascinano in avanti, avanza il mediano giallorosso, il lancio verso Chiarella, limite dell'area, cerca spazio per il tiro, Chiarella non lo trova, si ferma, indietreggia, tocco arretrato, tiro da parte di Borrello, palla che incoccia un giocatore avversario, poi sulla corta respinta Borrello guadagna un calcio di punizione per un fallo di mani da parte di Buccilli. Calcio di punizione in favore del Catanzaro, 2 metri fuori dall'area di rigore casertana. Siamo spostati sulla sinistra rispetto all'asse centrale del terreno di gioco. Il Catanzaro usufruisce di questo calcio di punizione con Massimo Palanca. Vicino a lui c'è Carmelo Bagnato, ancora nelle vicinanze Chiarella. 6 uomini fanno parte della barriera casertana, casertana che ripeto ha un unico obiettivo possibile, se vuole ancora sperare, parte il tiro di Palanca, tiro, rete, rete di Palanca al terzo minuto, di gioco, Massimo Palanca ha portato in vantaggio la squadra giallorossa, eccezionale, Massimo Palanca, un calcio di punizione di esterno sinistro a rientrare verso l'esterno che ha freddato il portiere Battara che è rimasto sconvolto dalla traiettoria impressa la palla da Massimo Palanca. 1-0 per la squadra giallorossa quando scorre soltanto il terzo minuto di gioco nel primo tempo. Ancora una volta eccezionale Massimo Palanca con un calcio di punizione che non ha concesso assolutamente rimedio al portiere avversario, il quale peraltro ha visto la palla anche in leggero ritardo in quanto era un po' oscurato dalla barriera casertana. Casertana che riparte da -1 in questa partita che si preannuncia già drammatica per la squadra campana che ripeto aveva venendo qui a Catanzaro un solo risultato possibile per continuare a sperare e che si ritrova già ad inseguire a soli 3 minuti dall'inizio della partita. Attacca ancora la squadra giallorossa con Chiarella sulla fascia di sinistra, manda adesso in avanti per Piccioni, buono il corridoio, Piccioni limite dell'area, tiro, respinge a pugni chiusi il portiere Battara ed impedisce alla squadra giallorossa di raddoppiare. Avanza ora la casertana nel cerchio di centrocampo, il lancio in profondità verso Bonaldi che aggancia la palla sulla zona di destra del fronte di attacco, entra in area Bonaldi, cerca Varchi, poi chiude Benetti e consente l'intervento di Zunico che ferma la palla e la rinvia mettendola fuori dall'area di rigore per Tavola. Partita incandescente fin dalle prime battute con il Catanzaro in possesso di palla in questo momento con Iacobelli, avanza Masi, ancora Masi in possesso della sfera, il tocco laterale per Iacobelli, lancio in profondità sulla sinistra, troppo lungo per Tavola che non è neppure scattato, la palla è stata recuperata sulla fascia di destra da Buccilli che adesso tenta di impostare la nuova manovra e Troise che avanza, ancora Troise fronteggiato da Tavola, sulla destra il passaggio per Zuppa, si porta verso il fondo il mezzo destro casertano, non trova in un primo tempo Varchi per effettuare il cross, poi effettua una sorta di traversone telefonato per la parata agevole di Zunico che ha messo subito fuori dall'area di rigore per Iacobelli. Ora
Bagnato che manovra palla al piede all'altezza della linea centrale del campo, non c'è nessuno che scatti in profondità. Bagnato è costretto ad appoggiare all'indietro verso Guida, tocco laterale verso Masi, il lancio in avanti di Masi all'indirizzo di Borrello che scatta benissimo sulla faccia di destra, insegue la palla, cerca di evitare che finisca in fallo laterale, non vi riesce, la palla termina fuori, la rimessa con le mani è dei casertani che l'hanno già effettuata con un passaggio all'indietro verso il libero Morganti che è un ex giallorosso e che adesso manovra palla al piede, il lancio sulla destra di Morganti per Lorieri, fermata la palla da Lorieri che ora la scambia con Buccilli, avanza il terzino destro casertano, ancora la casertana con Genzano, il lancio in profondità, non c'è nessuno che possa raccogliere, ha respinto Masi, recupera però la casertana con Genzano, lancio profondo ancora una volta per Lorieri che colpisce di testa a far da torre e da sponda per un altro compagno di squadra che non può però intervenire, ora c'è il passaggio arretrato di Tavola, sbagliato, che per poco non consentiva a Bonaldi di mettere in rete un vero e proprio passaggio all'indietro, un vero e proprio assist per Bonaldi che però non aspettandosi il passaggio ovviamente si è fatto prendere un po' dall'ansia e ha depositato la palla tra le braccia del portiere Zunico, pericolo scampato dai giallorossi al settimo minuto di gara nel primo tempo a seguito di un appoggio arretrato di Tavola estremamente pericoloso che per poco non ha favorito Bonaldi che poteva mettere in rete. Attacca adesso di nuovo la squadra giallorossa con Carmelo Bagnato che trascina la palla, il tocco per Palanca che svista sulla destra dove c'è Guida che raccoglie, siamo nella tre quarti di campo della compagine campana, Piccioni servito da Guida, traversone stavolta scentrato di Piccioni con palla sul fondo senza che nessuno dei giocatori giallorossi possa minimamente pensare di intervenire. Siamo giunti all'ottavo minuto del primo tempo, gentili radioascoltatori di Radio Catanzaro 104. Il Catanzaro conduce per una rete a zero, il gol siglato da Palanca al terzo minuto su calcio di punizione dal limite dell'area. È tornata in avanti la casertana ma ha perduto subito la palla, Iacobelli l'ha appoggiata a Benetti, da questi ha Bagnato, ancora Iacobelli nel cerchio di centrocampo, avanza il capitano giallorosso, vanno a piazzarsi Chiarella e Palanca, riceve Chiarella che restituisce a Iacobelli, il cui passaggio è in perfetto, recupera la palla però la squadra giallorossa, sulla destra c'è Borrello che serve Bagnato, da questi Bagnato, Chiarella, tiro, rete! Rete di Bagnato! Raddoppio di Bagnato all'ottavo minuto, 1-2 del Catanzaro che all'ottavo minuto si può dire abbia già chiuso la partita, è stato Iacobelli a servire Chiarella che di prima ha fatto triangolo con Bagnato che era dal canto suo scattato nella maniera più idonea, è entrato in area, palla al piede, ha freddato Battara, inutilmente proteso in un'uscita disperata. 2-0 per la squadra giallorossa al nono minuto del primo tempo, al terzo minuto Palanca su calcio di punizione, al nono minuto Bagnato dopo uno scambio davvero pregevole tra Iacobelli e Chiarella. In brodo di giuggiole ovviamente il pubblico giallorosso già di per sé alle stelle per la promozione e che aveva dato vita sin da un'oretta almeno prima dell'incontro a una scenografia davvero travolgente che ha ricordato platealmente cose già viste. È tornata alla mente di molti come in un film probabilmente, quanto in epoche passate il Catanzaro aveva saputo fare in Serie B, in Serie A, nella stessa Serie C due anni addietro. È tutto tornato d'incanto come allora con un binomio squadra pubblico davvero esaltante. C'è ora la casertana che usufruisce di un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore giallorossa, c'è il numero 11 De Rosa pronto alla battuta, casertana ovviamente demoralizzata, tocca De Rosa, manda in avanti.
Fabiana ovviamente demoralizzata, non potrebbe essere diversamente dopo un 1-2 di questo tipo con la squadra campana che si trova in svantaggio di 2 reti dopo soltanto 10 minuti di partita. Il Catanzaro non ha posto il tempo in mezzo, è partito alla grande, si è portato in vantaggio già al 3° minuto con un calcio di punizione davvero micidiale di Palanca. E poi 6 minuti più tardi ha raddoppiato con Carmelo Bagnato a seguito di un'azione pregevolissima iniziata da Iacobelli, proseguita da Chiarella con un perfetto assist in area per Bagnato, che poi ha trasformato nella maniera migliore l'azione da rete in gol. Catanzaro sta per rimandare un pallone in avanti con il portiere Zunico, che ha messo fuori dall'area per Tavola. Da questi a Iacobelli, ancora Tavola sulla sinistra. Il Catanzaro ovviamente non spinge a questo punto più di tanto. La Casertana è l'unica ad avere interesse a spingere sull'acceleratore, anche se da parte giallorossa c'è sicuramente la voglia di regalare al meraviglioso pubblico accorso qui al Comunale una partita di una giornata indimenticabile, non soltanto perché segna ufficialmente il ritorno in Serie B, ma anche per quanto di buono Catanzaro saprà fare. C'era un cross in area da parte dei casertani con un colpo di testa di Iacobelli che mette la palla fuori dall'area di rigore, ha raccolto Bagnato servendo Masi, ancora Masi in possesso di palla, la perde sull'attacco di 2 giocatori casertani, uno dei due era Genzano. Ora è lo stesso Genzano in possesso della sfera, smista sulla destra all'indirizzo di Troise, all'indietro verso Buccilli, ancora il terzino, limite nell'area, Bonaldi, traversone, troppo lungo, dalla parte opposta ferma e rinvia Carmelo Bagnato, poi recupera la palla Suppa. Siamo però tornati nella 3/4 di campo, giallorossa, Morganti in possesso della sfera, vanno a piazzarsi in avanti 2 uomini casertani, ma Morganti preferisce appoggiare sulla destra a Troise, cross di Troise, doveva essere un cross per la testa di Bonaldi, ma è venuto fuori un tiro cross per la parata di Zunico. Adesso Borrello che se ne va in contropiede, lancio in area di rigore per Chiarella al volo, parata a terra di Battara sul tiro al volo di sinistro da parte di Chiarella sullo splendido cross di Borrello dalla destra. Ora torna in avanti la Casertana, subito frenata nella sua azione però da Benetti, la palla schizza poi in fallo laterale, la rimessa in gioco sarà in favore del Catanzaro. Batte Tavola all'indietro per Masi, ancora Masi in possesso della sfera. Gentili radioascoltatori di Radio Catanzaro 104 e di Radio Caserta Nuova, nonché gentili telespettatori di Videosera e di Telespazio che ci seguirete in telecronaca registrata. È il Catanzaro in possesso di palla, Tavola sulla fascia di sinistra, ancora Tavola cerca di incunearsi, finisce a terra sull'attacco falloso di Morganti e c'è un nuovo calcio di punizione dalla stessa posizione da cui prima Palanca ha messo in rete il primo gol. Calcio piazzato in favore dei giallorossi quando scorre il 14° minuto del primo tempo. 14° minuto del primo tempo con il Catanzaro in vantaggio per 2-0 e con lo stesso Catanzaro che ha a disposizione una battuta franca da poco fuori l'area di rigore con il solito Palanca che si appresta a battere. Palanca sulla palla, 6 uomini in barriera, parte il tocco invece di Bagnato per Chiarella, il tiro violento ma centrato termina sul fondo. Si riprenderà con la rimessa da fondo campo in favore della Casertana mentre scocca il 15° minuto del primo tempo e ricordo che il Catanzaro conduce per 2-0 qui allo stadio comunale di Catanzaro contro la Casertana. Battuta già la rimessa da fondo campo da parte dei giocatori campani, avanza Morganti il cui lancio in profondità verso De Rosa è troppo lungo per il destinatario, la palla termina tra le braccia del portiere Zunico che ha messo fuori dall'area di rigore per Masi. Ora Iacobelli, Bagnato, siamo nella metà campo.
campo giallorossa. Il tocco sulla destra per Piccioni, che avanza lungo la fascia di destra, ancora Piccioni in possesso della sfera. Il mediano si ferma adesso, cerca di trovare qualche compagno cui appoggiare la palla, poi viene strattonato da un avversario. Calcio di punizione in favore dei giallorossi, siamo a tre quarti di campo campana. Borrello che è sulla palla, pronto a battere, vicino a lui c'è Piccioni che riceve, ancora Piccioni, è andato a ripiazzarsi Borrello, nuovo scambio fra i due, lancio di Piccioni sulla sinistra per Palanca che appoggia di testa per Tavola. Siamo sempre a tre quarti casertana, tocco arretrato per Bagnato da questi a Borrello, troppo lungo il passaggio, appoggia la palla all'indietro Buccilli al portiere Battara, che ha messo fuori dall'area di rigore con le mani verso Giordano, che avanza palla al piede lungo la fascia di sinistra, riceve nel cerchio di centrocampo il terzino Giordano, ancora poi De Rosa che cerca di appoggiare all'indietro a Genzano, non vi riesce, recupera Piccioni, da questi ha Bagnato, quindi Tavola, ancora Tavola, tocco per Palanca che era nelle vicinanze, il passaggio arretrato a Masi, la palla staziona all'altezza della linea centrale del campo, ora è Jacobelli che smista ancora sulla sinistra per Tavola che appoggia all'indietro a Palanca che insegue vanamente la palla per impedirla di uscire dal campo. La palla invece esce dal terreno di gioco, si riprenderà con la rimessa laterale in favore della casertana. È il numero 7 Troise che ha battuto verso Genzano. Ancora Genzano in possesso della sfera. Lancio in profondità all'indirizzo di Suppa che è in fuorigioco, calcio di punizione in favore della squadra giallorossa all'altezza della propria area di rigore. Si riprenderà con questo calcio franco quando scorre il 17° minuto del primo tempo, Catanzaro 2, Casertana 0. Vi ricordo che siete sempre in diretta su Radio Catanzaro 104 e su Radio Caserta Nuova, e in telecronaca registrata per Videosera e per Telespazio. Bagnato, anzi Jacobelli che appoggia a Masi, buono il suo tocco verso Bagnato che non riesce però a raccogliere la palla, recupera Genzano per la casertana, il lancio in profondità per Bonaldi che insegue la sfera e riesce indubbiamente a raggiungerla, poi però il suo cross termina in fallo laterale addirittura dalla parte opposta al punto di battuta. La rimessa con le mani sarà di Piccioni, in avanti per Borrello, Piccioni, il lancio verso Jacobelli, siamo sempre nella metà campo giallorossa, e Guida che trascina la palla in profondità, il tocco verso Palanca che non può riuscire ad agganciare in quanto che c'è un avversario che arriva prima di lui sulla palla, ora c'è la casertana con Troise, tiro alto, Troise è riuscito a raccogliere la palla nella tre quarti giallorossa e a portarsi tutto solo verso il limite dell'area di rigore del Catanzaro senza nessuno che gli si opponesse. Troisi ha lasciato partire un tiro dal limite dell'area che è terminato alto sul fondo. Occasione ghiotta comunque per la casertana al 19° del primo tempo per accorciare le distanze con Troise che, ripeto, aveva sfruttato bene una incertezza difensiva del Catanzaro. Una tre quarti di campo, ora c'è un cross di Bagnato con parata a terra di Battara, per poco il portiere non lasciava sfuggire la palla, c'era pronto Chiarella eventualmente a sfruttare la situazione, ma Battara è stato assai tempestivo e assai preciso, ha fermato la palla abbrancandola a terra. Ora c'è un tiro sul fronte opposto da parte di De Rosa che termina nettamente sul fondo. Palla rimessa in gioco dalla Catanzaro con Masi che adesso trascina la palla in avanti, indietreggia e poi appoggia di nuovo al portiere Zunico che ora si appresta a rinviare. Il ritmo della gara è scemato, ma d'altronde c'è da tenere anche conto del fatto che fa un caldo davvero allucinante che non si era mai visto prima in questa fino ad ora a Catanzaro. C'è Borrello che attacca sulla fascia di sinistra, il cross per Palanca era un tantino arretrato.
momento ed era un po' troppo avanzato per Chiarella, la retroguardia casertana è riuscita a rinviare. Adesso Genzano ha messo in movimento Suppa che oltrepassa la linea di centrocampo, ancora Genzano che riceve mentre va a piazzarsi sulla destra Morganti e riceve adesso da Genzano, ancora Morganti, Troise vicino a lui, riceve adesso fronteggiato da Tavola Troise, ancora Troise in possesso della sfera, effetto poi il cross telefonato per la parata di Zunico. Troppo avanzato il cross di Troise per un possibile intervento di Bonaldi, Zunico ha avuto buon gioco nel parare. La rimessa con le mani sul rinvio di Zunico perché la palla è uscita fuori, già battuta dai casertani. Genzano che cerca di scambiare con De Rosa, ancora Genzano, De Rosa in area di rigore, non aggancia al momento giusto, quando lo fa è già troppo tardi. Prosegue comunque la manovra casertana con Bonaldi, c'è un po' di pasticcio in area di rigore giallorossa, non riescono a trovare il bando della matassa gli attaccanti campani e la retroguardia catanzarese riesce a rinviare. Adesso Masi si è liberato molto bene di Suppa con una finta da fermo, poi Bagnato cercava di proseguire la manovra ma ha toccato la palla con le mani Petriello, calcio di punizione in favore del Catanzaro, batte Bagnato per il vicino Iacobelli, corre ora in avanti Piccioni, appoggia sulla destra Bagnato per Massimo Palanca, lancio in profondità per Chiarella che aggancia al limite dell'area, Chiarella, tocco laterale per Palanca, tiro, alto il suo tiro, di poco sulla traversa, difesa da Battara, tiro di Palanca dopo un appoggio arretrato di Chiarella, il tiro saettante che è terminato sul fondo di una spanna più alto della traversa casertana. Vediamo qualche risultato di Serie B a Bari, Bari 1, Campobasso 0, a Cesena, Cesena 1, Genoa 0, a Messina, Messina 1, Vicenza 0, a Modena, San Benedettese 2, Modena 0. Veniamo a Catanzaro, torniamo a Catanzaro dove c'è stato un attacco sulla destra dei casertani fermato da Masi in area di rigore. Ora Iacobelli è in possesso di palla, servito Carmelo Bagnato nel cerchio di centrocampo, Piccioni sulla zona di destra che supera adesso la linea di centrocampo, avanza il mediano giallorosso, va a piazzarsi e riceve adesso Palanca sulla destra, ancora Palanca, cerca di trovare Varchi per il cross, salta un avversario, poi appoggia indietro a Bagnato al limite dell'area, Bagnato lancio in profondità di sinistro per Tavola che non è neppure scattato, la palla termina sul fondo, era buono l'appoggio di Palanca per Bagnato, forse poteva battere direttamente a rete Bagnato se avesse deciso di farlo nel momento giusto, quando però è arrivato sulla palla Bagnato era già in ritardo per tirare, ha preferito un appoggio in avanti verso Tavola che però non si aspettava il passaggio che non è neppure scattato. Sulla respinta casertana c'è Palanca che ha recuperato la palla, se ne va sulla destra, ancora Palanca cerca di entrare in area, vi riesce, cross, traversa, traversa e poi sulla linea di porta salva Morganti, splendida azione sulla destra di Massimo Palanca che ha crossato per la testa di Chiarella che è intervenuto in maniera magnifica sulla palla ma è stato sfortunatissimo ed ha colpito la traversa giusto laddove fa sette col palo, poi sulla corta respinta ha tentato ancora Chiarella ma sulla linea di porta nel frattempo Morganti era riuscito a recuperare e a respingere. Eccezionale azione di Palanca al 25esimo con testa di Chiarella che ha colpito la traversa. Poteva essere il 3-0 per il Catanzaro, un risultato forse eccessivamente gravoso per la casertana ma direi complessivamente meritato fino in fondo dai giallorossi che finora ogni qualvolta si sono alla porta avversaria lo hanno fatto sempre con una pericolosità estrema. Ora c'è la casertana che cerca di venire in profondità, c'è il terzino Giordano che si porta verso il fondo, tenta di chiudere con un cross, vi riesce parzialmente perché la palla colpita dal terzino viene smorzata da Masi e poi fermata da Zunico che l'ha riaffidata al limite
possesso, ancora Masi in possesso della palla, poi il lancio a Carmelo Bagnato che non può proseguire, torna in avanti la Casertana sulla fascia di sinistra, cross Bonaldi che non riesce a colpire di testa, ci pensa De Rosa alle sue spalle ma la palla viene colpita male, non può essere indirizzata verso la porta, contropiede giallorosso con Chiarella e Palanca, ancora Chiarella che viene fermato in maniera irregolare da Morganti, calcio di punizione in favore del Catanzaro, una decina di metri fuori dall'area di rigore campana, posizione agevole per il tiro diretto di Palanca, posizione anche abbastanza centrale rispetto alla porta difesa dal portiere Battara. Siamo al 27esimo del primo tempo, Catanzaro in vantaggio per 2-0, Catanzaro che usufruisce di questo calcio di punizione da una decina di metri fuori dall'area di rigore, Palanca sulla palla, parte il tiro che incoccia in pieno, un uomo della barriera casertana viene respinto, riprende Iacobelli, ha appoggiato all'indietro a Guida, da questi a Benetti, quindi Carmelo Bagnato sulla destra, converge verso l'asse centrale del terreno di gioco, Carmelo Bagnato effettua il cross in area, non riesce ad arrivarci Chiarella, poi respinge la retroguardia casertana, Tavola commette fallo ai danni di Troise, calcio di punizione in favore della casertana nella tre quarti di campo della squadra campana. Avanza ora la compagine rosso-blu, in avanti il pallone verso Suppa, tiro alto, Suppa da pochi passi ha buttato alle ortiche, il caso di dire, un pallone più unico che raro per portarsi sul 2-1. Suppa era stato lanciato in avanti da Troise, è riuscito a raccogliere una palla in area di rigore catanzarese, si è presentato solo dinanzi al portiere Zunico, ma sull'uscita del portiere ha sparacchiato sul fondo. Casertana sta per procedere ad una sostituzione, sta per entrare il numero 16 Cambareri ed esce, è uscito un giocatore casertano, è entrato il numero 16 Cambareri, non sappiamo, non siamo riusciti a scorgere chi è uscito, ve lo diremo fra qualche istante, comunque da questo momento c'è in campo il numero 16 Cambareri al 28esimo del primo tempo, Catanzaro 2, Casertana 0, è uscito Buccilli, ora c'era un lancio in avanti per Chiarella che però è stato anticipato da un difensore casertano, diceva è uscito Buccilli al 28esimo del primo tempo ed è entrato Cambareri. È finito a terra Genzano su un tentativo di affondo sulla destra frustrato da Iacobelli che però è entrato fallosamente sul giocatore avversario, calcio di punizione in favore della Casertana già battuto da Troise per Genzano, cross a seguire in area di Genzano per la testa di Giordano che riesce ad indirizzare verso la porta giallorossa ma non ad impensierire più di tanto Zunico che ha fermato a terra. Sul rilancio di Zunico, Morganti ha rinviato, ma sul rinvio di Morganti c'era un uomo della Casertana in fuorigioco, calcio di punizione che sta per essere battuto dal Catanzaro con Masi. Masi batte in avanti per Borrello che cerca di colpire di testa, riesce a far proseguire la palla ma non ad indirizzarla verso un compagno di squadra, respinge la retroguardia casertana con il numero 5 Lorieri, poi Morganti che ha recuperato la palla, sulla destra il pallone per Petriello che ha scambiato, anzi per Troise che ha scambiato con Giordano, ancora Troise lungo l'asse centrale del terreno di gioco, Troise lascia poi a Genzano dal cui piede partono tutte le iniziative casertane, il tiro al volo di Suppa stavolta ben congegnato con pallone che sfiora il palo di destra della porta giallorossa con Zunico che non poteva assolutamente intervenire. Pallone sul fondo quindi, ancora una volta la Casertana è andata vicino
avvicina al gol con Suppa. Al trentesimo del primo tempo, la casertana ha sfiorato l'1-2 con un tiro di Suppa sul lancio di Troise, sul lancio di Genzano in area. Ora c'è il Catanzaro che manovra sulla fascia di destra con Chiarella, fronteggiato da Lorieri. Chiarella è costretto ad indietreggiare e ad appoggiare al terzino Guida, che mette in movimento Iacobelli. Avanza il capitano giallorosso, va a piazzarsi sulla destra Carmelo Bagnato. Iacobelli tira da sé e la palla termina sul fondo ad una certa distanza dal palo di destra della porta difesa da Battara. Si riprenderà con un calcio di rimessa da fondo campo in favore della Casertana. C'è il rilancio del portiere toccato da De Rosa, ora manovra Genzano che è l'uomo guida della squadra casertana. Avanza ancora Genzano, una tre quarti di campo giallorossa. Il cross in area inevitabile di Genzano con Benetti che arriva più in alto di Bonaldi e che mette in fallo laterale. La rimessa con le mani è del numero 8 Suppa, che ha servito ancora Genzano, attaccato subito da Borrello. Perde la palla Genzano, riconquista però Troise. Morganti che la affida poi sulla sinistra a Giordano. Ancora Giordano sulla fascia di sinistra, converge adesso quasi al limite dell'area, cerca lo scambio e c'è il numero 4 che va a rete, 2-1. E Petriello dopo uno scambio con Cambareri si è trovato tutto solo in area di rigore e ha infilato il portiere giallorosso Zunico, siglando il 2-1. Al 33esimo del primo tempo Petriello ha portato sul 2-1 la casertana dopo uno scambio con Cambareri. Si riprende quindi col 2-1 in favore del Catanzaro. Gentili radioascoltatori di Radio Catanzaro 104 e di Radio Caserta Nuova e gentili telespettatori di Telespazio e di Videosera, ora è Tavola che mette in avanti per Iacobelli, che perde la palla sull'attacco di Giordano. Ancora Giordano in possesso della sfera, attaccato da Borrello, appoggia a Lorieri, di nuovo Giordano sulla fascia di sinistra. Avanza il terzino sinistro casertano, mette ora in movimento Suppa, sempre sulla fascia di sinistra. Ancora Suppa in possesso di palla, era scattato Petriello ma stavolta non viene servito, riconquista una palla che era stata perduta De Rosa, mette sulla destra per Troise. Ancora Troise che va per entrare in area, effettua il cross e Benetti anticipa Bonaldi, che era pronto ad intervenire alle sue spalle per battere di testa a rete da posizione più che agevole. Primo calcio d'angolo sull'intervento di Benetti, che ha messo fuori, che ha messo sul fondo, primo calcio d'angolo ed è in favore della Casertana. Si riprenderà quindi con il corner in favore dei giocatori rossoblù. Va a battere dalla bandierina Troise. Ricordo, il risultato è di 2-1 in favore del Catanzaro al 34esimo del primo tempo. Le reti di Palanca al terzo, di Bagnato al nono, di Petriello al 33esimo. Batte a seguire il numero 7 casertano Troise, para il portiere giallorosso Zunico, che rinvia subito in avanti dove c'è però il solo Palanca che non può raccogliere la palla, che è stata invece riconquistata dalla squadra campana. Ora Genzano che trascina la sfera in avanti, la fida sulla sinistra a Giordano, poi Petriello, il cross ancora a seguire in area, Bonaldi che tenta di arrivarci, Benetti che lo anticipa ancora una volta e il lancio in avanti di Borrello verso Chiarella, spinto alle spalle da Lorieri. Calcio di punizione in favore del Catanzaro. E Tavola che ha battuto per Benetti, che adesso manovra palla al piede nella propria tre quarti di campo, guida verso
Bagnato che oltrepassa adesso la linea di centrocampo, serve poi Borrello sul quale interviene Morganti mettendo in fallo laterale, la rimessa Colemani e del Catanzaro, siamo a tre quarti di campo giallorossa e del Casertana, scusate, batte Bagnato verso Borrello che gli restituisce la sfera, ancora Bagnato in possesso di palla, il tocco per l'avanzante Masi che adesso cambia zona spostandosi sulla sinistra, il lancio in profondità per Chiarella che ha difficoltà a fermare la palla, riesce soltanto ad appoggiarlo indietro a tavola, da questi a guida, sulla destra per Bagnato, si sviluppa lentamente la manovra giallorossa che adesso si verticalizza improvvisamente con un lancio di Bagnato per Borrello che riesce ad effettuare il cross, ma quando la palla ha già oltrepassato la linea di fondo campo, la rimessa dal fondo sarà ovviamente di marca Casertana. 8 minuti al termine del primo tempo, Catanzaro 2 Casertana 1. Gentili radioascoltatori di Radio Catanzaro 104 e di Radio Caserta Nuova e gentili telespettatori di Videosera e di Telespazio, è sempre Giuseppe Soluri a raccontarvi le fasi dell'incontro, di questo incontro particolarmente importante per entrambe le squadre, per il Catanzaro perché suggella la fine di un torneo vittorioso, per la Casertana perché è l'ultimo gancio a cui tentare di aggrapparsi per sperare in un eventuale spareggio col Barletta per la promozione in Serie B. Finora però il risultato parla negativamente rispetto alla Casertana, in quanto la squadra campana in svantaggio per 2-1, il Catanzaro è riuscito con un 1-2 all'inizio della gara a mettere in ginocchio in un primo tempo la compagine casertana, che però poi si è ripresa ed è riuscita a rendersi sovente pericolosa andando a rete al 33esimo con Petriello che ha accorciato le distanze. Ora c'è un calcio di punizione in favore del Catanzaro battuto da Masi per Jacobelli che gli restituisce la palla, ancora Masi che avanza al piccolo trotto lungo la fascia di destra del terreno di gioco, lo scambio con Jacobelli, fa un caldo assolutamente pazzesco, avanza Borrello a lunghe falcate e poi al limite dell'area viene messo a terra Borrello sullo scatto dopo uno scambio con Palanca, l'arbitro facendo che si tratta di intervento regolare, l'azione prosegue con la Casertana che tentava di venire in avanti, ora Cambareri ha messo la palla in fallo laterale per evitare l'intervento di Jacobelli, la rimessa con le mani del giocatore giallorosso, in avanti perduta già la palla però dal Catanzaro, Morganti che lancia lunghissimo in profondità per Bonaldi, tocco di testa da parte di Benetti, palla sul fondo, nuovo corner in favore della Casertana e il secondo corner per i campani contro nessun corner battuto dai giallorossi. Suppa dalla bandierina, parte il suo cross a seguire in area, esce di pugno Zunico e rinvia fuori dall'area, riprende Bagnato e smista in avanti per Borrello, pallone un po' troppo lungo, fermato da Morganti che serve Petriello che perde la palla sull'attacco di Chiarella, possibilità di contropiede per il Catanzaro con Bagnato che manda sulla sinistra per Palanca, ancora Palanca mentre la retroguardia casertana è riuscita in qualche modo a recuperare la posizione, Borrello insiste nel dribbling, poi è costretto ad appoggiare a Bagnato, da questi a Jacobelli, quindi Masi, di nuovo Borrello, lancio in profondità, non c'è fuorigioco, Chiarella può proseguire la manovra, si porta verso il fondo sulla sinistra, cross, rete stupenda di Masi, Masi ha portato su un 3-1 il Catanzaro, con una splendida rete, veramente da campione, sul cross dalla sinistra di Chiarella, Masi non ha aspettato l'uscita del portiere, non ha neppure tentato di fermare la palla, ha deviato di prima intenzione verso la porta, mettendo fuori causa il portiere Battara.
sul 3-1 il Catanzaro al 41esimo minuto su cross di Chiarella dalla sinistra. Eccezionale la rete di Masi, davvero da gran campione, sia per l'idea e sia per il modo con cui ha eseguito la battuta. 3-1 per il Catanzaro al 41esimo. Ora c'è un tiro da distante di Suppa per la Casertana da circa 30 metri, pallone che termina sul fondo giallorosso su questo tiro, ripeto, di Suppa da circa 30 metri. Si riprenderà con la rimessa da fondo campo in favore della squadra giallorossa. Zunico in avanti, dalla parte opposta ferma Morganti, il pallone in profondità verso Bonaldi che non può raccogliere in quanto tocca la palla e la mette fuori dal campo, rimessa in gioco con le mani da parte dei giallorossi, Casertana che ovviamente si è seduta nuovamente, aveva sperato dopo il 2-1 di riuscire in qualche modo a ribaltare la situazione, ma il 3-1 ha probabilmente affossato definitivamente le speranze campane. Vediamo qualche risultato cambiato in Serie B: a Cremona Cremonese 1, Parma 1, a Modena San Benedettese 3, Modena 0, a Trieste Catania in vantaggio sulla Triestina per una rete a 0. Per quanto riguarda la Serie C inserita in schedina, a Matera Vispesaro 2, Matera 0. C'è stato un lungo lancio in avanti da parte dei casertani, fermato da Zunico, sul rinvio c'è Borrello che tenta di impostare una nuova manovra, fermato da Petriello che poi viene spinto alle spalle, battuto il relativo calcio di punizione da parte dei casertani. Due minuti soltanto alla fine del primo tempo, il Catanzaro conduce per 3-1. Ricordo la successione delle reti: Palanca al terzo, Bagnato al nono, Petriello al 33esimo, Masi al 40esimo. C'è una nuova azione Catanzaro con Piccioni e poi c'è il passaggio arretrato di Morganti che per poco non metteva fuori causa il proprio portiere Battara, che è stato costretto a distendersi in tuffo a terra per fermare il pallone toccato all'indietro non da Morganti, scusate, ma da Troise. C'era Piccioni infatti che con una bella manovra giallorossa si era trovato proiettato tutto solo verso l'area avversaria, Troise è riuscito in qualche modo a rinvenire e ad appoggiare al proprio portiere. Ora c'è Bagnato che si invola sulla fascia di destra, ancora Bagnato, ha dinanzi a sé Lorieri, tocco di Bagnato per Borrello che gli restituisce la palla, troppo lunga però, palla sul fondo, era buono il triangolo ma non si è chiuso nel modo migliore, la palla è terminata sul fondo prima che Bagnato riuscisse a chiudere appunto il triangolo disegnato dallo scambio fra lo stesso Bagnato e Borrello. Contrattacca adesso la Casertana sulla fascia di destra con Morganti, il cui lancio in avanti è indirizzato a De Rosa che scambia con Cambareri in area di rigore, rigore, ha segnato un calcio di rigore alla Casertana, calcio di rigore in favore della Casertana allo scadere del primo tempo, ammonito anche Masi che ha protestato, infatti Cambareri è entrato in rotta di collisione con Masi, è finito a terra in area di rigore giallorosso. L'arbitro Satariano di Palermo ha concesso forse un po' troppo velocemente un calcio di rigore alla compagine casertana, non c'è parso che lo scontro fra Masi e Cambareri fosse degno del penalty, comunque l'arbitro ha concesso il calcio di punizione, il calcio di rigore, se ne incarica Troise, tiro, rete, 2-3, Troise ha portato sul 2-3 la Casertana quando scocca il 45esimo del primo tempo.
su calcio di rigore. 3-2 in favore della squadra giallorossa al 45esimo del primo tempo. L'arbitro Satariano di Palermo, all'indirizzo del quale si alza adesso un coro non troppo esaltante da parte delle gradinate dello stadio comunale. Dicevo, Satariano di Palermo ha concesso in maniera un po' troppo frettolosa un calcio di rigore trasformato da Troise. 3-2 in favore del Catanzaro allo scadere dei primi 45 minuti di gioco. Al terzo minuto Palanca su calcio di punizione, raddoppio di Bagnato al nono, Petriello accorcia la distanza al 33esimo, 3-1 di Masi al 40esimo su splendida deviazione del libero in area di rigore casertana. Allo scadere calcio di rigore trasformato da Troise per il 3-2 da parte dei rossoblu campani. Calci d'angolo 2-0 in favore della casertana. Per il momento è tutto, gentili radioascoltatori di Radio Catanzaro 104 e di Radio Caserta Nuova, e gentili telespettatori di Videosera e di Telespazio. Da Giuseppe Soluri, un risentirci a fra poco.